Beati coloro che custodiscono la parola di Dio con cuore integro e buono e producono frutto con perseveranza. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, all'udire le parole di Gesù, alcuni fra la gente dicevano: «Costui è davvero il profeta». Altri dicevano: «Costui è il Cristo». Altri invece dicevano: «Il Cristo viene forse dalla Galilea». Non dice la Scrittura: «Dalla stirpe di Davide, da Betlemme, il villaggio di Davide, verrà il Cristo?» E tra la gente nacque un dissenso riguardo a lui. Alcuni di loro volevano arrestarlo, ma nessuno mise le mani su di lui. Le guardie tornarono quindi dai capi dei sacerdoti e dai farisei, e questi dissero loro: «Perché non lo avete condotto qui?» Risposero le guardie: «Mai un uomo ha parlato così». Ma i farisei replicarono loro: «Vi siete lasciati ingannare anche voi. Ha forse creduto in lui qualcuno dei capi o dei farisei?» A questa gente che non conosce la legge è maledetta. Allora Nicodemo, che era andato precedentemente da Gesù ed era uno di loro, disse: «La nostra gente giudica forse un uomo prima di averlo ascoltato e di sapere ciò che fa». Gli risposero: «Sei forse anche tu della Galilea? Studia e vedrai che dalla Galilea non sorge il profeta». E ciascuno tornò a casa sua. Parola del Signore. Braccio e sestre, fratelli e sorelle, in questi giorni ascoltiamo il capitolo 7 del Vangelo secondo Giovanni, e il Vangelo d'oggi inizia così. All'udire le parole di Gesù, alcuni fra la gente dicevano: «Costui è davvero il profeta». È difficile comprendere questo Vangelo se non guardiamo che cosa ha udito la gente, perché il Vangelo dice: all'udire le parole di Gesù hanno concluso che lui è il profeta. Così inizia il Vangelo d'oggi. Perciò dobbiamo vedere solo due o tre versetti prima che cosa Gesù ha detto di aver provocato una tale reazione. Due o tre versetti prima, ieri, nel Vangelo, Gesù ha esclamato solo quattro volte. Tutte le volte quando Gesù esclama, come all'epoca e anche oggi, dobbiamo fare più attenzione. Gesù aveva bisogno di esclamare. E che cosa esclamava? Ha detto di venire da lui coloro che hanno sete. E lui era nel Tempio. Era alla fine della festa delle capanne. Questo è molto importante per comprendere il contesto della Scrittura. I giudei avevano le grandi feste quando si chiedeva dai giudei di presentarsi davanti il volto del Signore tre volte all'anno. La festa delle capanne durava sette giorni, e questa era la festa dei giudei nella quale loro si ricordavano come il loro popolo ha camminato per 40 anni nel deserto. E se cronologicamente seguiamo Gesù nel capitolo 7 del Vangelo secondo Giovanni,
Il brano che abbiamo appena sentito è nell'ultimo giorno di questa festa. Come i giudei festeggiavano questa festa? 6 giorni? Loro portavano acqua. Siloe, e versavano quest'acqua a fianco al Tempio, perché nel Libro dei Numeri abbiamo letto che il popolo era nel deserto e Yahweh ha ordinato a Mosè di toccare la roccia con il suo bastone in modo che venga l'acqua. E questo è successo 2 volte. Come ricordo di questo momento, i loro sacerdoti prendevano i grandi vasi dell'acqua, li portavano nel Tempio e versavano quest'acqua. In un certo modo facevano presente quell'evento del passato con Mosè. Ma il 7° giorno è il giorno in cui adesso Gesù è nel Vangelo d'oggi, i sacerdoti venivano nel Tempio ma con i vasi vuoti e stavano nel silenzio, mentre nei 6 giorni si ricordavano del passato come il Signore ha provveduto l'acqua, i giudei senza acqua pregavano pensando al futuro, pregando per che venga Messia che avrebbe dato l'acqua viva. Adesso potete immaginare com'era drammatico questo. Quel giorno, 7° l'ultimo giorno della festa, il popolo doveva stare nel silenzio nella preghiera, i sacerdoti li guidavano nella preghiera, loro pregano per il dono dell'acqua viva che un giorno Messia provvederà. In questo contesto Gesù esclama e dice: venite da me voi che siete assetati e bevete, perché dalla mia interiorità uscirà l'acqua viva. Gesù con questo ha detto: io sono Dio, sono Messia. E adesso possiamo capire la scrittura d'oggi. Come ho detto, il Vangelo inizia, come ho già detto, all'udire le parole di Gesù. Alcuni fra la gente dicevano: costui è davvero il profeta. Altri dicevano: costui è il Cristo. Perché questo 7° giorno, quando i giudei pregano per Messia, Gesù sta in mezzo al Tempio e dice: io sono questo, venite e bevete. Sottolineo anche che nell'Antico Testamento è importante sapere che Yahweh ha ordinato a Mosè di toccare la roccia con il suo bastone perché l'acqua potrà sorgere. Un'altra volta ha ordinato a Mosè non toccare la roccia con il bastone, ma parla alla roccia. Perciò San Paolo ha concluso nella prima ai Corinzi che Gesù è questa roccia. Lui che è stato toccato, crocifisso sulla croce, che cosa è uscito dal suo fianco? Il sangue e i fiumi dell'acqua viva. E da allora noi non dobbiamo più crocifiggere Gesù, ma dobbiamo pregare Gesù. Si realizza ciò che aveva detto a Mosè nel Libro dei Numeri. La prima volta ha detto: tocca la roccia, e la seconda: parla alla roccia. Questo si rivolge a noi, si riferisce a noi. Noi abbiamo l'accesso a un sorgente immenso della grazia, soprattutto nei sacramenti. E noi stasera riceveremo questo sacramento. Alcuni si sono confessati oggi. Questo è l'acqua, questa è la sorgente dell'acqua viva che dona la vita. Ma Gesù non è stato compreso. Ciò che io ho spiegato, forse alcuni hanno creduto e hanno detto: costui è il Cristo, ma alcuni non l'hanno riconosciuto. Dobbiamo reggere questa parola e riconoscere varie reazioni verso Gesù Cristo. La parola di Dio chiede da noi che ci decidiamo. Gesù ha riconosciuto che lui è Messia, figlio di Dio.
E quali sono le reazioni? Il Vangelo dice: altri dicevano questo è il Cristo, alcuni dicevano questo è davvero il profeta, ma agli altri invece dicevano il Cristo viene forse dalla Galilea. Sono coloro che loro, quelli che dicevano questo è Cristo e profeta, non l'hanno professato Cristo, ma solo dicevano, parlavano. Quanti tra di noi dicono, parlano senza le opere? Il primo gruppo è quindi quello che parlava, e l'altro dice il Cristo viene forse dalla Galilea, non dice la scrittura, dalla stirpe di Davide, da Betlemme, il villaggio di Davide verrà il Cristo. Esatto, questi conoscono la scrittura ma non conoscono Cristo. E sono coloro tra di noi che sanno tutto. Eppure non abbiamo conosciuto Gesù. Perché la fede è molto di più della conoscenza. Abbiamo visto nel Vangelo secondo Luca, quando c'erano quei due discepoli di Emmaus, loro sanno tutto di Gesù, ma annunciano un uomo morto. Noi speravamo che lui fosse Messia. Vanno in un senso contrario, parlano di un uomo morto e non risorto. Questo è molto importante, soprattutto per noi sacerdoti, noi che ci nutriamo dalla conoscenza, ma abbiamo conosciuto Gesù vivo. Questi conoscevano le scritture, ma non conoscevano la persona di Gesù Cristo nata a Betlemme. Gli altri poi dicono: vi siete lasciati ingannare anche voi? Ha forse creduto in lui qualcuno dei capi o dei farisei? Un profeta non può venire dalla Galilea. C'erano profeti dalla Galilea, Giona era dalla Galilea. Sono quelli credenti tra di noi che non conoscono nemmeno la scrittura oppure la usano male per i propri interessi, ma questi che hanno detto queste parole che abbiamo citato ha detto non sapevano che c'erano profeti della Galilea, profeta Osea, profeta Giona. Alcuni professori di Bibbia ritengono che anche Eliseo era della Galilea. A quale gruppo noi apparteniamo? Ma qui c'è un punto più chiaro. Ed è Nicodemo. E possiamo seguire Nicodemo nei Vangeli e vediamo la sua crescita. Lui ha il coraggio di dire qui, in modo modesto, ma comincia a capire. Per me Nicodemo qui rappresenta una passione nella fede che cresce. E ciascuno di noi ha le proprie fasi nel conoscere Gesù Cristo. Nicodemo forse qui non ha creduto completamente che Gesù Cristo è figlio di Dio, ma alla fine lui e Giuseppe di Arimatea prendono il corpo morto di Gesù. Nicodemo esce dal nascosto dove era prima. Credo che la frase più terribile è quella finale. E ciascuno tornò a casa sua. Non credo che ci sia una frase che descrivi in miglior modo il cristianesimo dell'Occidente. Abbiamo la storia, sappiamo tutto, conosciamo le scritture, eppure se ne andarono a casa. Una fede morta, se ne andarono a casa loro. Questo è il Vangelo d'oggi e in tutti questi giorni della quarta settimana della Quaresima ci provoca chi è Gesù Cristo per noi. Questi non hanno riconosciuto Gesù Cristo come Messia e sono andati a casa loro, non hanno reagito. Quando conosci Gesù vivo, tu annunci e stai vicino a Lui. È interessante vedere il
Osma glava, prvi redak. Znate kako počinje? Prosimo, versetto che dice: e Gesù andò verso l'orto degli Getsemani. Problem je u tome što nezgodno je slijediti Isusa na maslinskoj. Qual è il problema? Loro sono andati a casa loro perché è difficile seguire Gesù verso Getsemani. Noi sappiamo cosa è successo lì. I suoi apostoli l'hanno seguito fino al Getsemani, ma sono poi scappati dal Getsemani. Questo non è facile. Perciò, fratelli e sorelle, dobbiamo sapere che noi seguiamo Gesù Cristo crocifisso e risorto. Crocifisso e risorto. Sveci su nam najbolji. I santi sono il miglior esempio per noi. Io so che nella nostra patria non è una festa obbligatoria, ma oggi è la festa di San Patrick, credo che ci siano anche irlandesi qui tra di noi. Io sono cresciuto in Canada, circondato dalla gente d'Irlanda e mi piace San Patrick. È un grande amore verso questo santo. Questo santo aveva San Patrizio, il vescovo, aveva una vita molto ricca. Lui seguiva veramente Gesù Cristo crocifisso e risorto. Oltre a San Paolo, è uno degli annunciatori più grandi del Vangelo. Lui predicava il Vangelo a tutta la gente d'Irlanda e ha convertito tutti. Era tanto vicino a Gesù Cristo, ispira tanti. Preghiamo San Patrizio, la sua intercessione, ma in modo particolare preghiamo per il popolo d'Irlanda. Poco fa sono stato in Irlanda e li ho nel cuore. È un paese cattolico che è occupato da un sistema che desidera distruggere il cristianesimo, il cattolicesimo in Irlanda. Preghiamo San Patrizio perché interceda il popolo d'Irlanda, perché Irlanda diventi ciò che era prima nella storia. Vorrei concludere con una preghiera di San Patrizio, una delle preghiere più belle, che io personalmente ho letto, pregato, e con questo vorrei concludere questa predica. E questa predica la dico in inglese, perché non ho questa preghiera in croato. I arise today through a mighty strength, the invocation of the Trinity, through belief in the threeness, through confession of the oneness. Non so se farà la traduzione in croato. Through the strength of Christ's birth with his baptism, through the strength of his crucifixion with his burial, through the strength of his resurrection with his ascension, through the strength of his descent for the judgment of doom, I arise today. Through the strength of the love of cherubim, in the obedience of angels, in the service of archangels, in the hope of resurrection to meet with reward, in the prayers of patriarchs, in the predictions of prophets, in the preaching of apostles, in the faith of confessors, in the innocence of holy virgins, in the deeds of righteous men, I arise today through the strength of heaven, the light of the sun, the radiance of the moon, the splendor of fire, the speed of lightning, the swiftness of wind, the depth of the sea, the stability of the earth, the firmness of rock. I arise today through God's strength to pilot me, God's might to uphold me, God's wisdom to guide me, God's eyes to look before me, God's ears to hear me, God's word to speak for me, God's hand to guard me, God's shield to protect me, God's host to save me from snares of devils, from temptation of vices, from everyone who shall wish me ill, afar and near I summon today. All these powers between me and those evils, against every cruel and merciless power that may oppose my body and soul, against incantations of false prophets, against black laws of pagandom, against false laws of heretics, against craft of idolatry, against spells of witches and smiths and wizards, against every knowledge that corrupts man's body and soul, Christ to shield me today, against poison, against burning, against drowning, against wounding, so that there may come to me an abundance of reward. Christ with me, Christ before me, Christ behind me, Christ in me, Christ beneath me, Christ above me, Christ on my right, Christ on my left,
Christ when I lie down, Christ when I sit down, Christ when I arise, Christ in the heart of every man who thinks of me, Christ in the mouth of everyone who speaks of me, Christ in every eye that sees me, Christ in every ear that hears me. Amen. Amen. Preghiamo. Uputili smo ti svoje molitve, dobri oče, jer mi ne možemo bez tebe pravo. Pomolimo se nebeskom ocu da otkloni od nas sumnje i nedoumice oko Isusa spasitelja. Preghiamo il nostro Padre Celeste perché allontani da noi i dubbi su Gesù Cristo Salvatore. Liberaci, o Padre, dalle tentazioni di dubitare in Gesù, perché Lui pronuncia le parole dalle quali si vive sempre. Preghiamo. Dona a coloro che guidano i popoli la saggezza evangelica e la decisione nell'impegno per i singoli e per tutti i popoli, preghiamo. O Padre, allontana con il tuo spirito ogni malizia contro gli uomini, soprattutto quando loro operano per il bene comune, preghiamo. Signore, donaci la dolcezza del Padre, più forte delle forze di questo mondo, affinché testimoniamo dei valori eterni, preghiamo. O Padre, fa che ci sia la giustizia nel nostro mondo e che regni in ogni cuore umano il tuo Figlio Gesù Cristo, preghiamo. Okrabreni tvojim milosrđom izrekli smo ti, Gospodine, svoje molitve, usliši nas i obnovi. Signore, rinnovaci per la maggior gloria del tuo nome, per Cristo nostro Signore.